Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Oggi è finalmente Halloween, quindi buon Halloween a tutti! Io non vado particolarmente pazza per questa festa, ma l'ho usata come scusa per fare la mia prima top 5 su questo canale. Oggi sono qui per parlare dei miei 5 film horror preferiti in assoluto, o perlomeno per adesso, poi magari ne usciranno altri e si aggiungeranno alla lista. Prima di iniziare vi voglio subito tranquillizzare, in questo video non ci saranno spoiler. Parlerò dei miei film horror preferiti, ma in modo molto generale, quindi non preoccupatevi. Ma direi di iniziare subito. Al quinto posto ho messo The Orphanage, un film horror spagnolo del 2007. Questo film purtroppo non è tanto conosciuto e io veramente con questo video vorrei che arrivasse a più persone. La storia ha come protagonista questa donna, ossia Laura, che decide di trasformare l'orfanotrofio in cui è cresciuta in una casa per bambini con disabilità. Decide di trasferirsi in questa struttura col marito e il figlio e poi, durante una festa, questo figlio sparisce misteriosamente. Quindi tutto il film, diciamo che è la ricerca disperata del figlio da parte di questa mamma, che ovviamente, essendo un horror, anche se io lo definirei più un thriller, verrà a scoprire cose particolarmente inquietanti. Io sinceramente questo l'ho trovato un horror molto molto particolare. Mi ha ricordato molto The Others per alcuni aspetti, però diciamo che è un po' più emotivo, infatti io mi sono messa a piangere come una disperata quando è finito. Ma questa direi che non è una novità. Comunque, io lo trovo molto originale per come viene trattato un argomento che è stato trattato tantissime volte in tantissimi altri film horror, ossia i fenomeni paranormali. Qui vengono rappresentati in un altro modo. Non aggiungo altro, vi consiglio solo di vederlo perché secondo me merita molto, merita anche per l'atmosfera, per il cast. Vi giuro che Belén Rueda, che è colei che interpreta la protagonista in questo film, è pazzesca. Poi io non ho visto altre sue interpretazioni, ma qui è veramente da brividi, veramente da brividi. Per me è stato un film dal grande impatto, sia emotivo sia visivo. Vi consiglio di vederlo. Se l'avete visto, fatemi sapere così ne parliamo. Al quarto posto, invece, ho inserito un film più recente del 2019. Questo forse più cinefili lo conosceranno. Sto parlando di The Lighthouse. Io sinceramente all'inizio non sapevo che cosa aspettarmi da questo film, però poi sono stata catturata da tutte le immagini che trovavo sui social tratte da The Lighthouse, sentivo parlarne benissimo da altre persone e quindi mi sono buttata e l'ho visto. Ovviamente, se è in questa lista, direi che il film mi è piaciuto e anche molto. Per chi non lo sapesse, questo film è interamente ambientato su un'isola con questo faro. I protagonisti sono solo due, ossia Robert Pattinson e William Dafoe, che qui interpretano i due guardiani di questo faro. Il problema è che poi rimarranno intrappolati in quest'isola a causa del maltempo e diciamo che questa convivenza forzata non porta a cose belle. Succedono cose sempre più inquietanti, sempre più strane e che vanno a finire sempre di più in questa esplosione di pazzia da parte dei due protagonisti. L'ho ripetuto tante volte perché questa è forse una delle cose che mi ha colpita di più del film, ossia il fatto che ci siano solo due attori. Tutto il film saranno 2 ore, 2 orette, sono sostenute solo da Robert e da William. Io trovo questa cosa veramente pazzesca, non è assolutamente facile, lo dico da attrice, e questo fa capire quanto questi due attori siano veramente, veramente bravi, specialmente Robert, che purtroppo viene riconosciuto solo come Edward Cullen, e questo mi dispiace veramente tantissimo, perché il potenziale di questo attore è veramente infinito e questo film ne è la prova, quindi io vi consiglio di vederlo anche solo per la sua performance. Un'altra cosa che mi ha colpita è sicuramente l'aspetto visivo, l'estetica, questo bianco e nero bellissimo, quasi ipnotico, da far sembrare
questo film un quadro in movimento. Un'altra cosa che mi ha colpita di questo film, oltre l'estetica, è proprio il suo contenuto, il fatto che ci siano tantissimi simbolismi, tantissimi rimandi alla mitologia, è veramente bellissimo. Io non dirò troppo perché voglio lasciarvelo scoprire a voi che ancora non lo conoscete, però davvero guardatelo perché è un capolavoro. Al terzo posto invece ho messo Scappa Get Out di Jordan Peele. La cosa che veramente mi fa impazzire di questo film è che sia l'esordio di questo regista. Per essere un esordio, è un film, a mio parere, veramente pazzesco. La pellicola vede come protagonista Chris, questo giovane fotografo e artista afroamericano, che decide di andare a far visita ai genitori della sua fidanzata bianca, che si chiama Rose. I genitori con lui si mostreranno super gentili, super accoglienti, però la realtà è decisamente un'altra. Questo film è estremamente disturbante e tratta un tema che è stato trattato in molti film, ma qui è come se venisse rivoluzionato. Il tema principale è quello del razzismo e il modo in cui viene trattato qui è veramente allucinante e chi l'ha visto capirà a cosa mi riferisco. Io questo film l'ho scoperto per puro caso, ero andata al cinema senza avere la minima idea di che cosa guardare, ho giusto letto qua e là qualche trama e questo film aveva la trama che mi ispirava di più. Io non potevo immaginare di ritrovarmi davanti ad un film del genere, è veramente spiazzante e estremamente originale e lo trovo davvero bellissimo a livello visivo, a livello di trama. Il cast è veramente pazzesco, c'è l'attore protagonista che sarebbe Daniel Kaluuya che abbiamo visto in Judas and the Black Messiah che qui è veramente spettacolare, di una bravura infinita. Io ve lo consiglio se volete guardare un film diverso dal solito. Al secondo posto invece ho messo un altro film di Jordan Peele, ossia Noi. Come avrete capito, questo regista mi piace particolarmente tanto e forse Noi mi è piaciuto ancora di più di Scappa Get Out, anche se molte persone non sono d'accordo con me, ma non importa, questa è la mia lista. In Noi abbiamo come protagonisti una famiglia sempre afroamericana che decide di passare la propria vacanza a Santa Cruz, dove però una sera riceveranno delle visite non molto piacevoli. Si troveranno davanti a casa loro letteralmente i loro doppi. Chi ha visto il film capirà che cosa sto dicendo. E verranno attaccati da questi ultimi e da lì inizia per loro l'inferno. Anche questo, così come Get Out, è un film che parla di disparità. Però, a differenza di Get Out, Noi presenta anche dei momenti comici che vengono equilibrati perfettamente a dei momenti terrificanti. Questa sinceramente è una cosa che negli horror trovo geniale, esattamente come un altro tema che è quello del dualismo, che qui è particolarmente marcato, ci sono tantissimi simbolismi, un'altra cosa che mi fa uscire di testa, e anche questo film ho avuto la fortuna di vederlo al cinema e giuro che non so cosa darei per rivederlo un'altra volta sul grande schermo. Anche in questo caso il cast è spettacolare e poi, come in Scappa Get Out, ci saranno dei ribaltamenti di trama particolarmente geniali. Quindi se non l'avete visto, correte a recuperarlo. E poi arriviamo al primo posto e chi mi conosce saprà già che cosa ho inserito. Questo è un film di Ari Aster, primo indizio. E ovviamente sto parlando della mia ossessione degli ultimi anni, ossia Midsommar. Anche questo è un film del 2019 che io non ho visto al cinema e ancora mi viene da piangere per questa cosa perché penso che al cinema sarà stato 3000 volte più potente. Io ho amato questo regista già con il suo esordio, ossia Hereditary, però Midsommar, mi dispiace, mi è piaciuto molto molto di più e adesso vi spiegherò come mai. Ma prima, per chi non l'avesse visto, breve riassunto. Il film ha come protagonisti questi amici che decidono di passare la loro vacanza in un villaggio in Svezia per partecipare a un festival folcloristico che celebra la mezza estate.
da qui il titolo Midsommar. Una volta lì però questi ragazzi si rendono conto che questo villaggio che inizialmente li ha accolti con tanta gentilezza e con tanto calore non è così perfetto e idilliaco come pensavano. Qui ovviamente non voglio andare troppo nei dettagli perché ho già fatto un intero video su questo film che vi lascio qui nell'info box se volete vedermi sclerare ulteriormente su questa pellicola. Comunque, tra le cose principali che mi ha fatta impazzire è il fatto che si tratta di un horror che abbatte tutti i cliché di questo genere. Non c'è una cosa che lo faccia sembrare un film horror, a parte la pazzia e la follia che si scatenano lungo tutta la storia. Però il fatto è che in questo film non ci sono jumpscare, non ci sono scene al buio, non c'è la bruttezza, ci sono persone bellissime che sembrano degli angeli, tutti vestiti di bianco, con questi fiori, tutte con queste corone. Io oltretutto mi sono fatta fare la corona di alloro per la mia laurea a tema Midsommar, per farvi capire quanto è un'ossessione per me questo film. Inoltre, come accennavo prima, c'è questa luminosità che quasi ti acceca ed è per questo che secondo me non lo percepisci come un horror, perché esteticamente non sembra assolutamente un film di questo genere. E diciamo che si prova, o perlomeno io ho provato, una paura più sottopelle, quasi viscerale. Tu guardi questa storia e capisci che c'è qualcosa che non va. E non te lo mostrano mai. La violenza è sempre off screen, cioè non ti fanno vedere quasi niente, a parte due o tre scene splatter che durano forse 2 secondi, non si vede altro. E a me ha fatto impazzire proprio questa cosa, il fatto che ti mette paura ma in un modo molto più subdolo. In questo film oltretutto abbiamo un'interpretazione magistrale di Florence Pugh, io grazie a questo film amo questa attrice e non vedo l'ora di vederla in altre opere oltre Black Widow, però devo dire che è anche un film molto lento. A me questa cosa non mi ha dato assolutamente fastidio perché secondo me in questo caso la lentezza era necessaria, però se non vi piacciono le storie che vanno avanti in questo modo, quindi molto lentamente, io ve lo sconsiglio. Io direi di poter completare qui la mia classifica e vi ringrazio tantissimo se siete arrivati a questo punto. Io vi aspetto nei commenti, non vedo l'ora di leggervi, nel mentre vi auguro un buon Halloween, una buona serata o giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video.